Dunque andiamo a riprendere la nostra descrittiva sui sistemi informativi, cominciando a chiederci ma come si descrive un sistema informativo? Da quali punti di vista lo posso vedere? Come faccio a descriverlo, a specificarlo, a dirti cosa fa, a dirti come funziona, a dirti come è fatto? No? E questo di solito lo si sviluppa su tre grandi dimensioni, tre grandi modi di descrizione, di modellazione. No? Eravamo arrivati a dire qual era la definizione, la funzione di il sistema informativo. Adesso dobbiamo entrare più nel dettaglio e qua vedremo che andiamo a riprendere le cose che nel concreto, nel pratico abbiamo già cominciato a fare e le inquadriamo un pochino. Parlando di sistema informativo si parla dei modelli funzionali, dei modelli organizzativi e dei modelli tecnologici, o del modello tecnologico, dipende un po' come lo volete leggere. Il livello funzionale, i modelli funzionali servono per descrivere che cosa fa il sistema informativo, quali funzioni svolge, quali operazioni vengono realizzate grazie al sistema informativo, cosa fa. Non dice come lo fa. No? Il modello funzionale non dice se io ho un'interfaccia con tre bottoni oppure ho un tablet oppure ho due siti web o no. Dice quali sono le cose che il sistema fa, quindi quali sono le tipologie di interazione tra il sistema e gli umani che permettono agli umani di fare delle cose grazie all'aiuto del sistema informativo. Dentro il livello funzionale ci stanno le cose che abbiamo cominciato a fare. Poi c'è il modello organizzativo che va a mappare le funzioni del sistema informativo sull'organizzazione aziendale. Per cui una certa funzione, magari accessi la funzione, che ne so, di rendiconto annuale delle spese, è una funzione che viene mappata sul settore bilancio dell'azienda, perché è una funzione che è relativa alle necessità di quella parte organizzativa dell'azienda. No? Gli utenti non sono tutti uguali, le funzioni non sono tutte uguali, ma alcune funzioni sono relative ad alcuni utenti e invece non sono accessibili ad altri utenti. Quindi la struttura del sistema informativo, e questa è una cattiva notizia, dipende in qualche modo dalla struttura organizzativa aziendale. Perché certe cose il sistema informativo le deve fare in un certo modo perché l'azienda è organizzata in un certo modo. Se l'azienda fosse organizzata diversamente, quelle stesse funzioni magari verrebbero svolte da ruoli diversi, da persone diverse, in un ordine diverso, in un modo diverso. Questa, dicevo, è una cattiva notizia perché rende più difficile costruire un sistema informativo che si adatti a molte / tutte le aziende. E quindi o ti costruisci il sistema su misura, oppure accetti, in un'ottica di adozione del sistema informativo, accetti di modificare l'organizzazione della tua azienda per adeguarti in un certo modo, fino a un certo limite, a quelli che sono i vincoli imposti o le assunzioni di base imposti dalle funzioni che il sistema informativo ti offre. Questo, per inciso, è uno degli ostacoli principali all'adozione dei sistemi informativi. Perché il problema di inserire in azienda un sistema informativo spesso non è il costo della licenza del software, ma è il costo dell'impatto organizzativo che ha cominciare a usare quel software che ti obbliga a fare le cose in un certo modo, che magari sono diverse da quelle che facevi fino al giorno prima. E i sistemi informativi spesso sono
più importanti, sono adattabili, sono configurabili, sono riprogrammabili, ma con degli investimenti notevoli, no? Quindi c'è questa interdipendenza naturale, inevitabile, no? Che purtroppo, no, crea queste difficoltà poi nell'adozione. E poi c'è quello che a prima vista salta all'occhio subito, secondario, che è tutto il modello tecnologico, cioè come vengono fatte le cose. C'è un server, no, due, adesso si parla tanto del cloud, oppure sui tablet, oppure un sito web, oppure un'applicazione. Tutta la parte tecnologica, server, reti, terminali, interfacce, eccetera, eccetera. È quella che si vede, per carità, è quella che poi, oltre al software, uno deve pagare, mantenere, pagare la licenza, pagare la manutenzione, la corrente elettrica, l'aria condizionata per far funzionare i sistemi, eccetera, eccetera. Però nella nostra logica progettuale viene dopo. Cioè io costruisco una certa infrastruttura tecnologica perché voglio erogare certe funzioni. Ok? Non funziona al contrario, come invece molti nel ramo del marketing dei sistemi informativi cercano di dire: ti vendo questo server così puoi fare queste cose. No, caro mio, perché non stai vendendo un'auto che ha una funzione predefinita e che tu la venda 100 auto, le 100 persone a cui lo vendi la usano tutte per la stessa cosa, guidarla. Mi stai vendendo un sistema informativo che deve aiutarmi nel gestire la mia azienda, nel gestire i miei processi. Quindi non parte da un pacchetto hardware più software e tieni questo e lo usalo, no? Ma parti in teoria dall'analisi di quelli che sono i miei requisiti, poi così capiamo le funzioni che mi servono, poi così capiamo quale infrastruttura tecnologica mi serve. Questo è il percorso logicamente corretto, poi non sempre appunto compatibile con le prassi. Allora, togliamoci dal primo il modello tecnologico, così, diciamo così, lo smarchiamo subito, non ci torniamo troppo sopra, giusto per capire di che cosa si parla. Il modello tecnologico, o IT, l'Information Technology, qui lo rappresentiamo diviso in due blocchi. Abbiamo chiamato il modello applicativo e il modello tecnologico vero e proprio. Il modello tecnologico vero e proprio è, diciamo, l'hardware, o giù di lì, no? È fatto di nodi di elaborazione, qui, dei server su cui girano le applicazioni, su cui girano i programmi, su cui sono memorizzati i dati, eccetera, e delle macchine client, che possono essere dei PC con installati dei programmi, dei PC che invece usano un browser per accedere al sito, oppure dei tablet o dei smartphone, insomma, di vari dispositivi che l'utente può avere in mano per accedere alle funzionalità. Qui c'è un'enorme variabilità in queste cose, ma servono ovviamente dei nodi di elaborazione, 1, 2, 100, dipende dal carico del lavoro che dovete fare, per eseguire i processi, e dei nodi di interazione attraverso cui gli utenti possono dare i comandi, visualizzare i risultati e fare, diciamo così, avanzare i processi stessi. Tutto questo deve essere collegato in rete, in qualche modo. Quindi oltre ai nodi di elaborazione, e qui si parla di architettura di elaborazione, cioè questi nodi poi come sono messi, quanti ne ho, come sono collegati, è da studiare, da decidere in funzione dei requisiti, pardon. E così come sotto l'architettura di rete, cioè come poi sono collegate tra di loro, dal punto di vista delle reti locali, reti internet, velocità di connessione, rete dedicata oppure usiamo la rete pubblica, insomma tutte queste variabili che entrano in gioco. Quindi il modello tecnologico è fatto essenzialmente di ferro e di fili, no? Di hardware server, hardware client e connessioni tra di essi. Su questo modello tecnologico girano le applicazioni software. E anche qui, a seconda della complessità e del tipo di modello di sviluppo che vogliamo fare nel campo del software, abbiamo diversi
tipi di organizzazione del software che poi portano a diverse tipologie di applicazioni. E diciamo che come minimo, cioè il caso più semplice che possiamo avere, è un modello applicativo che è diviso perlomeno in tre blocchi, che adesso dettagliamo un po' meglio tra un secondo, che è il livello di presentazione, il livello del cosiddetto business, delle regole di business, e il livello dei dati. Cioè, non si scrive un programma monolitico che fa tutto. Si costruiscono i sistemi informativi che sono il più possibile modulari, a pezzettini, a livelli, in cui ciascun livello, ciascun modulo, ciascun insieme di funzioni svolge una certa funzionalità e poi questi livelli interagiscono tra di loro. No? Esistono tutta una serie di ambienti di programmazione, detti appunto enterprise, che ti aiutano a organizzare il codice di dimensioni mastodontiche in moduli, in livelli che poi comunicano e collaborano tra di loro. Perché? Ma perché una delle chiavi che rende più difficile costruire software gestionale, quindi sistemi informativi, è l'evoluzione. Tu quando costruisci un sistema informativo oggi, sai già che tra 15 giorni non ci sarà più. Sarà cambiato qualche cosa a livello normativo, sarà cambiato qualcosa a livello aziendale, che ne so, una fusione, un'apertura, una chiusura di una linea di prodotti, sarà cambiato qualche cosa a livello del tuo desiderio di automatizzare una cosa che prima non lo era. E le aziende vivono nel cambiamento. Il sistema informativo deve seguire questo cambiamento. E quindi uno deve immaginare un software che lo faccio oggi e per i prossimi 100 anni dovrò continuamente mantenerlo, aggiornarlo, aggiungere funzionalità, aggiungere interfacce. Voi pensate anche solo a un software gestionale che fosse stato scritto 10 anni. Non è poco, non è tanto, 10 anni. Però sai, se io faccio un investimento di magari qualche decina di anni uomo o più per costruire questo software gestionale, vorrei riuscire a venderlo, no? Per una decade almeno da rientrare. 10 anni fa i tablet non esistevano, non c'erano proprio. Smartphone sì, per qualcosa. Connettività di rete, altro che megabit al secondo. Quando andava bene era un kilobit al secondo. Era tutto diverso, quindi tutta la parte che sono mobile non esisteva. E allora, se io avessi 10 anni fa sviluppato un bel applicativo gestionale che richiedeva di essere installato su un PC con la sua bella interfaccia Windows eccetera eccetera e fosse legato a quell'interfaccia, avrei dovuto buttare via tutto. Non è vero, non devo buttare via niente, semplicemente sono i clienti che buttano via me, perché non avrei più saputo offrire ciò che il mercato chiedeva, cioè la possibilità di avere un livello di presentazione, cioè di visualizzazione e interazione delle informazioni, completamente diverso da quello di prima. E tra 10 anni, cosa ci sarà? Non ho idea. Io so solo che o costruisco il mio sistema informativo in modo che tra 10 anni possa cambiare completamente di nuovo l'interfaccia, perché ci sarà una cosa che non sono ancora in grado di immaginare oggi, oppure so già che morirò. Che non è sostenibile la mia produzione se la vincolo troppo a certe scelte progettuali oggi. Cioè questi sono piani che vanno fatti sul lungo termine. E purtroppo per poter gestire una complessità di questo genere, la possibilità di cambiare completamente l'interfaccia senza toccare i dati, senza toccare le regole, senza toccare i processi, perché non è che volevo buttare via tutto e ripartire da zero, volevo solo cambiare la facciata. Anzi, magari non cambiare, aggiungere a quella che già esiste una nuova. E per far questo è possibile, ma è necessario che io abbia organizzato il mio programma, il mio codice, in un modo molto rigido, se vogliamo, molto con delle regole ben note, proprio con la possibilità di disaccoppiare quello che è la funzione, che ne so, che definisce il calcolo, che avevamo fatto prima l'esempio dei rendiconti, delle spese, rispetto alla funzione che le visualizza, che
che disegna il grafico. Se sono scritte insieme nello stesso file, quella che calcola e quella che visualizza, sono fregato. Allora dovrò riuscire a separare bene queste cose, e il livello applicativo, del modello applicativo, pensa proprio a questi problemi. Pensa a come disaccoppiare, come organizzare il codice dell'applicazione in modo che sia più facilmente partizionabile, organizzabile, mantenibile, possa evolvere più facilmente. Partizionabile, ho detto prima, sì, perché magari posso avere tre clienti e uno vuole il pacchetto completo, l'altro vuole invece solamente un sottoinsieme delle funzionalità. E allora io devo poter vendere al secondo un'applicazione che non è completa, ma gli ho tolto dei pezzi. Ovviamente non andando a cancellare righe di codice più o meno a caso, sperando che funzioni, ma avendo dei moduli che ci possono essere o non ci possono essere. E quindi poi l'interfaccia si deve adattare di conseguenza. Sono requisiti minimi per poter stare sul mercato enterprise. Solo che costano. Dal punto di vista dell'implementazione del codice significa lavorare con una complessità che è almeno 10 volte superiore rispetto a farti il programmino per te il pomeriggio, così tanto per perdere un po' di tempo. Però questo è il gioco. Ecco, dicevamo, il modello applicativo minimo, quindi detto tipico, ma perché al di sotto di questo non si riesce a scendere, divide il codice del mio sistema informativo almeno in tre blocchi. Il codice che si occupa dell'interazione con l'utente, interazione sia via web, sia via dispositivi mobili, sia invece attraverso le interfacce in un programma installato, attraverso, che ne so, un chiosco, un bancomat, qualche tipo, un bottone, che non so, un sistema di allarme, di sorveglianza, qualunque tipo di interfaccia che va a ricevere informazioni dagli utenti e comunicare informazioni agli utenti. Questo deve essere uno strato separato, che chiamiamo livello di presentazione, che deve essere separato rispetto al livello di business, livello di business a volte si chiama livello della logica di business. Qui è chiamato delle regole di business, cioè i processi di cui parlavamo prima. Cioè, qual è il processo, che ne so, per registrare un esame? Ma che poi la registrazione dell'esame avvenga consegnando il registro cartaceo, avvenga consegnando, compilando invece il registro elettronico, come abbiamo noi, il processo è lo stesso. L'interfaccia è diversa. A un certo punto nel processo cartaceo c'è la consegna del registro, nel senso che io vado in segreteria, consegno un foglio di carta e poi c'è la persona che mette i dati, nell'altro caso la persona che mette i dati sono io, ma in entrambi i casi stiamo parlando dei livelli di presentazione. Le regole di business che ti dice se quel voto può essere registrato, a chi, in quale data, sono le stesse. Ma non solo sono le stesse nei due casi, sono proprio le stesse, nel senso che lo stesso software, le stesse righe di codice vengono usate in entrambi i casi. Non sto duplicando la stessa funzionalità che deve funzionare nello stesso modo in due casi diversi, no. È una funzionalità unica che deve essere riusata in contesti diversi. In modo che quando ho sviluppato, che ne so, la logica attraverso cui avviene il bonifico bancario, quella logica lì ha tutti i controlli, tutti i crismi che deve avere, e che io vada a fare bonifico recandomi in banca, che lo faccia via home banking, che questo bonifico invece è stato programmato periodicamente, viene sempre eseguito quel processo lì, una volta per tutte. Questo processo, nel momento in cui viene eseguito, segue le sue regole di business o la sua logica di business, la logica di processo, potremmo anche dire, visto che abbiamo appena parlato di processi, e non sa neanche più perché o chi l'ha chiamato o chi gli ha chiesto di farlo. Non gli deve interessare se chi gli ha detto, chi gli ha fatto partire il token è un utente da casa dell'home banking oppure è l'impiegato della banca dal suo terminale. Non deve interessargli. Separazione, disaccoppiamento, è l'unico modo per sopravvivere. Separare le cose. E così le possiamo gestire una per volta.
Ancora oggi pensate che nella pancia delle banche, delle assicurazioni, parlo di queste perché sono quelle che hanno sistemi informativi più grossi e più datati, più diciamo così datati nel tempo, nella pancia di queste ci sono ancora righe di codice che sono state scritte probabilmente negli anni 50-60, che giravano sui vecchi mainframe che all'epoca erano i supercomputer, che occupavano le stanze intere e avevano la potenza di calcolo di un orologio di oggi. E però il codice che è stato scritto allora c'è ancora oggi, nascosto dentro qualche processo che però viene richiamato, che sopra magari c'è un'interfaccia web, un'interfaccia mobile, tutte le cose bellissime di oggi, ma sotto sotto il processo è ancora quello. Ma perché è ancora quello? Ma perché se funziona nessuno si tocca di toccarlo, si sogna di toccarlo. Quello che funziona non si tocca. È stato magari usato, verificato, corretto, gestito per 30 anni, ma non toccarlo più. Non è che dice lo vado a implementare da zero in Java perché è più figo, no, perché adesso è così, è più moderno, ma se ti licenziano se lo proponi. No? Una cosa che ha accumulato decine di anni di sviluppo, non è che dice lo vado a rifare, sì, ma tanto in 2 mesi facciamo tutto. No. E quindi c'è la convivenza di tante parti diverse, sviluppate in tempi diversi, che poi devono parlarsi tra di loro e dare all'utente finale un servizio unico. Qui dentro c'è una complessità mostruosa. E ciascun pezzettino gestisce una parte di un processo. E non possiamo sperare mai che tutto il sistema informativo esegua i suoi processi usando la stessa piattaforma software, la stessa libreria, lo stesso prodotto. Se voi andate in giro ci sarà sicuramente quello che vi vende il prodotto di business process execution, eccetera. Ce ne sono. Ah, ti vende il mio prodotto, va bene, fai tutto, eccetera, eccetera, puoi fare questo, 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 modelli, disegni, lui prende, collega, va bene. Può darsi che ti vada bene, lo valuti, lo acquisti, da oggi in avanti cominci a sviluppare con quel prodotto lì. Tutti i processi che hai fatto fino a ieri non è che li butti nello scarico e li rifai da zero, li tieni così. E sai che il prodotto che compri oggi, magari tra 5 anni decidi di cambiarlo, perché ne esce uno migliore. Ma i processi che avrai sviluppato in questi anni continueranno a funzionare in quell'ambiente lì, forse. È tutto così. No. Io avevo visto una volta una presentazione di una persona che lavorava, un consulente che lavorava in San Paolo, che presentava le architetture che usavano loro. Hanno detto, ha iniziato la discussione dicendo, ma qui prima c'erano praticamente per ogni tipo di applicazione, per ogni funzionalità, si inventavano un'architettura diversa. Perché chi la progettava dice, ma io ho bisogno qua di un server, di un database fatto in questo modo, 2 cose che parlino col web service oppure no, che si colleghino al mainframe oppure no, e quindi si trovavano una soluzione. Con il risultato che ad ogni nuova applicazione di fatto si reinventava un'architettura per farla funzionare. L'architettura applicativa e anche poi l'architettura tecnologica sottostante. E cioè, no, poi a un certo punto ci siamo messi lì e abbiamo standardizzato le cose. E quindi adesso questo, solamente queste che vi presento, sono le uniche architetture che vengono adesso accettate. Credo che ce ne fossero 30. Quindi hanno standardizzato, hanno ridotto a 30 varianti diverse di architettura, che è una cosa ancora sempre mostruosa, però già era un passo avanti. Ma questo è l'ambiente in cui si lavora, no, purtroppo nei sistemi informativi di grandi dimensioni. Regole di business, ciò che gestisce veramente i processi, che fa evolvere i dati e le informazioni. Informazioni e dati che però non sono prigioniere, guai se fossero prigioniere dei processi. I dati stanno, ma questo lo sappiamo già perché abbiamo già studiato base di dati tante volte, i dati stanno fuori. Stanno separatamente dai processi nelle cosiddette basi di dati. Però occhio, cioè adesso noi ne parliamo come se fosse una cosa scontata, anzi è una cosa scontata. Il modello relazionale di CODE, che è la base di tutti i database relazionali, l'ha pubblicato nel 1976. E ha cominciato a uscire i primi database affidabili basati sul modello relazionale negli anni 80. Okay?
tutti il codice precedente non sa cosa sia un database, non sa cosa sia un SQL, non è ancora stato inventato. Erano 20 anni che si facevano sistemi informativi almeno. Quindi, sì, diciamo che il livello dati è separato rispetto al resto, ma il codice più vecchio no. Il livello dati e il livello business sono belli mescolati. E il livello di presentazione anche. Vabbè, se avremo il tempo più avanti vi racconto poi come si risolvono questi problemi. Di integrazione con i dinosauri, che non si sono estinti in questo caso. Ma noi, ragionando su sistemi moderni o abbastanza moderni, sappiamo che i dati li affidiamo ai sistemi di BMS, ai sistemi di gestione delle basi di dati, e la logica applicativa andrà a scrivere o leggere i dati che stanno nel database, ben separati. Perché i dati, se è vero che le regole di business magari sopravvivono 50 anni da quando sono state scritte, i dati sopravvivono 100 anni, 1000. Il dato non muore mai, l'informazione non muore mai. Può diventare non più interessante, ma di per sé normalmente l'informazione sopravvive alle procedure che la gestiscono. Nel senso che la stessa informazione un domani sarà gestita da procedure nuove, che oggi non conosciamo ancora. Quindi è importante tenerla separata e bella protetta. Quindi ci sono almeno questi tre livelli di autodifesa. Io ho i dati, perlomeno sui dati sono sicuro. Poi le procedure che lavorano sui dati, poi le interfacce che mi permettono di attivare le procedure. Detto così sembra facile. Quindi ho come minimo questi tre livelli. La parte dei dati è quella, diciamo, relativamente più facile da modellare, perché in qualche modo abbiamo già fatto, come dicevo, base di dati, abbiamo visto la volta scorsa i modelli concettuali, di quello si parla. Poi invece non è per nulla facile da gestire in termini di dimensioni, di prestazioni, di velocità, ma come modellazione riusciamo a capire di che cosa si tratta. Gli altri due livelli sono quelli più complessi, perché dove avviene l'esecuzione, i flussi, i controlli. Qui alcuni esempi, no, di come si dividono i ruoli, i tre livelli. Tre livelli significa poi tre software diversi, eh? Ad esempio qui dice, nel livello di presentazione fa vedere una schermata, parliamo di un bancomat qua, in cui dice quanto vuoi prelevare la richiesta di prelievo, e il livello grafico acquisisce i dati inseriti dall'utente. Quindi io voglio 100 euro. Dopodiché questa informazione dal livello di presentazione, noi siamo, ho detto bancomat, quindi a noi è venuta in mente la scatoletta da cui andiamo per prelevare i soldi, passa l'informazione al livello logico che controlla se questi dati, questo ammontare richiesto è valido, che vuol dire che è maggiore di zero, che è minore della massima soglia prelevabile al giorno e magari anche maggiore del saldo che ho sul conto corrente, perché altrimenti non sarebbe tanto più facile. E come fa questo livello delle regole a decidere? E l'utente gli ha chiesto 300 euro. Come fa il livello delle regole a dirgli no, perché il massimo prelevabile al giorno sono 250? Dov'è il 250? Spero che non sia nel livello delle regole il numero 250. Perché domani che si decide, che la banca decide di cambiare, deve andare a trovare tutti i 250 in 1000 processi diversi e andare a correggerli. Questo dato sarà un dato che è nel livello dei dati. Quindi il livello delle regole, per poter dire sì o no, ok, procediamo col prelievo oppure no, deve andare a interrogare il livello dei dati e dire, senti, ma questo ammontare è compatibile, è maggiore, allora dimmi, caro livello dei dati, dimmi qual è il massimo giornaliero possibile, dimmi qual è il saldo di questo utente. E poi io il livello logico faccio i confronti e decido. Ma faccio i confronti tra un dato che mi arriva dall'utente e un dato che mi arriva dal livello dei dati che ho chiesto.
e io faccio i confronti. Se domani decidiamo che la banca ti permette di prelevare fino a 500 euro, basta modificare un numerino nel livello dati, e senza toccare il livello logico, senza toccare il livello prenotazione. Poi se dice sì, allora il passo successivo, che l'interfaccia grafica, che deve sapere che il livello della logica gli ha detto sì, fa vedere un bottone che è confermo per nulla, no? Io ho inserito, voglio 200 euro, dopo un po' viene, ok, hai richiesto 200 euro, confermi o annulli? No, fanno così i bancomat. A questo punto, il livello delle regole acquisisce l'informazione se l'utente vuole correggere, scusate, non è conferma annulla, è modifica o annulla. E quindi il livello delle regole fa cose diverse, se l'utente ha chiesto di modificare permette di modificarlo, altrimenti se chiede di annullare blocca il processo, quindi esce da tutto, altrimenti comincia la transazione. Nell'ultimo passaggio dove c'è scritto attendere prego fa vedere un messaggio all'utente e nel frattempo il livello della logica controlla se l'ammontare richiesto è maggiore, io ho detto prima del saldo, in realtà non è poi così semplice perché c'è il saldo ma poi c'è lo scoperto permesso, c'è il fido eccetera, quindi tu a volte puoi prelevare anche se non hai saldo, a volte non hai il saldo perché se stiamo parlando di un banco magari il conto non è su quella banca ma è su un'altra banca, quindi in quel momento tu non puoi sapere se l'utente ha saldo su una banca diversa perché non è tuo. E quindi ci sono delle logiche più complesse di queste, ma non ci stavano nella slide. E quindi decidi che cosa fare sulla base appunto di questi confronti, di queste regole, degli accordi interbancari, eccetera, eccetera, e a un certo punto sul livello dati cambi i valori. Vai a sottrarre quei 200 euro al saldo di quello. Quindi l'effetto netto di tutto è che abbiamo cambiato dei dati nel database, perché poi alla fine i sistemi informativi fanno questo e basta. Ovviamente per farlo lo fanno interagendo con l'utente e quindi cercando di fare le cose che l'utente interessano, purché rispettino tutta una serie di vincoli, di regole, di passaggi, di processi, dicevamo prima. Se provate a leggere questa colonna di mezzo viene bene descriverla con un activity diagram delle cose che succedono, questo può andare avanti in parallelo con l'altro, questo deve aspettare, qui invece non va bene perché è errato, allora devo tornare indietro, eccetera. Quindi c'è un processo che dice quali sono le regole del gioco e come vengono eseguite. C'è un'interfaccia che permette all'utente di ricevere informazioni, di dare gli input, dare i segnali, li abbiamo chiamati nel linguaggio di Activity Diagram, per poter proseguire, e poi ci sono i dati che in un certo senso passivamente fungono da substrato su cui il processo lavora, legge, capisce, decide, poi cambia, poi modifica. Poi il processo, una volta che è finito, nessuno più se lo ricorda, ma il dato è stato modificato per sempre. Quindi questo è l'effetto netto reale del sistema. E ovviamente poi l'utente probabilmente avrà delle banconote in mano alla fine. Il livello di presentazione, noi, diciamo così, normalmente lo immaginiamo, lo mappiamo su un'interfaccia grafica, quindi con la tastiera, col mouse, col e serve questi con dispositivi mobili, e serve sia per mostrare informazioni all'utente, sia per acquisire informazioni dall'utente. La cosa più semplice che possiamo pensare sono i sistemi informativi di tipo classico gestionale, no? In cui c'è dei moduli, dei valori da inserire, cose di questo genere. Teniamo presente che al giorno d'oggi il tipo di interfaccia utente sta evolvendo terribilmente. A me viene in mente sempre l'esempio, immaginate avete presente quanti gadget ci sono per misurare le prestazioni sportive, no? Il braccialetto, quello che mette nella scarpa, eccetera, conta i passi, conta il percorso, conta. Quello è un'interfaccia che raccoglie dati che hai messo tu, cioè il passo l'hai fatto tu, che poi non sei andato a premere un bottone ad ogni passo che schiacciavi, meglio, no?
però c'è un sensore che è diverso dal sensore che sta dietro sotto il tasto del mouse, ma pur sempre un sensore è pur sempre la persona che lo comanda. Adesso queste cose poi lì, tipicamente ad esempio non hanno un'interfaccia ma te la mostrano sul cellulare, quindi hanno un canale di input ma non di output. Tanto per buttarli, questo era un caso fuori dagli ambiti aziendali. Però anche calandolo nell'ambito aziendale, quando tu hai un processo industriale, quanti dati vengono raccolti dalle macchine operatrici o dalle azioni, indirettamente le azioni che gli utenti fanno, che vengono convogliati nel sistema informativo, che possono essere usati come dati d'ingresso, non necessariamente il numerino che l'utente ha scritto sulla tastiera. Anzi, si sta cercando di andare il più possibile lontano da questo. Perché ogni dato che prendo dall'ambiente mi costa molto meno che un dato acquisito da un utente. È più sicuro e non richiede lavoro. Quindi, anche qua, sempre presentazione stiamo parlando, raccolta dati o presentazione dei risultati, ma sì, in continua evoluzione. Quindi, per fare gli esempi semplici, noi pensiamo alla tastiera al mouse e un'applicazione web in cui inserisco i dati. Ma, per fortuna, si sta andando avanti anche in questo. Allora, questo è l'esempio della tipica noiosità e tristezza delle applicazioni gestionali che sono fatte di tanti bottoni, tanti bottoni, campicini, eccetera, scritti piccoli, perché ci devono stare tante informazioni. Così è, purtroppo, questi sono i requisiti, sono le cose che servono. No? Tantissime funzioni, questa è una videata, tanti bottoni, tante sottofunzioni, perché effettivamente devi rendere accessibile un milione di funzioni diverse agli utenti, e per ogni funzione ci sono tutta una serie di dettagli da inserire, da gestire, da controllare. Ognuno di questi campi dovrà avere le sue maschere di validazione per essere sicuro che i dati siano corretti, eccetera, eccetera. È complicato. Voi andate a prendere, che ne so, il Facebook di turno, no? Grande successo mondiale, ma in termini di complessità rispetto a un'applicazione gestionale, ma non è niente. In termini di complessità del codice, di numero di funzioni che puoi fare. Prendi un programma per fare il bilancio, è più complicato, in termini di elenchi le funzioni che puoi fare, è più complicato che non un sito come Facebook. Poi per carità, questi altri devono gestire miliardi di utenti contemporanei e non è uno scherzo, tutte altre problematiche. Ma dal punto di vista stretto della complessità funzionale, quante cose diverse puoi fare, non c'è confronto. I sistemi gestionali sono enormemente più complessi delle cose che già noi percepiamo complesse. Sotto questo livello di interfaccia c'è il livello delle regole, che dicevamo prima, che è quello dove avvengono i calcoli e dove avvengono le scelte, le decisioni. Questo si può fare o non si può fare? Questo dato è valido o no? Questa transazione la accetto o la rifiuto? Qualcuno lì deve deciderlo, dentro il sistema informativo, sulla base di regole che sono definite e che poi vengono codificate, vabbè, in un linguaggio di programmazione, da qualche parte, sotto forma, che ne so, quasi sempre di confronto tra dati che provengono in parte, no? Per esempio del banco, ma dati o informazioni che provengono in parte dal livello dati e in parte dall'interazione con l'utente, cioè cosa sta facendo l'utente in questo momento. In realtà poi in questi sistemi informativi c'è spesso due componenti. Una più operativa paradispositiva, cioè faccio delle cose, faccio il bonifico, visualizzo il saldo, eccetera, eccetera. Una invece più statistica interrogativa, vado a vedere l'elenco, vado a vedere i movimenti, vado a vedere i bonifici fatti, eccetera, eccetera, che da un certo punto di vista è un pochino più semplice perché significa andare ad accedere a fare delle analisi su dati esistenti, no? Sullo storico dei dati esistenti, dei dati svolti, delle operazioni già svolte. Sono funzioni abbastanza separate di solito, no? Anche proprio come modalità di interazione, queste seconde sono un pochino meno pericolose. Il fatto di poter fare questa data analysis però, come tutte le cose,
ha degli effetti su come invece effettuo le altre elaborazioni normali. Fatemi tornare indietro per un esempio. Qui ho scritto una cosa che probabilmente avrebbe fatto licenziare un analista se avesse scritto questo. Cioè, dopo che ho prelevato, cambio il valore del saldo sul conto corrente. Come cambio? Non esiste che io cambi un dato senza lasciare traccia del perché l'ho fatto, del giorno, della data, della valuta e tutto di questo genere. Perché immaginate di dover fare poi l'estratto conto, volete vedere che quel giorno, a quell'ora avete prelevato 200 euro. Non è che 200 euro non ci sono più nel conto perché tanto li avete in tasca. E non è rimasta traccia del perché non ci sono più. Semplicemente non ci sono più e basta. Quindi molte cose che hanno come effetto netto quello di modificare un valore, perché poi l'effetto netto è quello, in realtà non è semplicemente modificare un valore, ma è aggiungere una riga in uno storico di movimenti la cui somma totale fa sì che quel valore sia più piccolo di prima. E tu lo storico lo vuoi avere. Così come quando, che ne so, un utente si cancella, una persona la licenzi, non la vai a cancellare dal database, non c'è più. Perché sono tutte le relazioni, tutti i dati che avevi prima a proposito di questa persona, i progetti in cui era inserito, eccetera, come i dati non sono più integri, avresti delle chiavi esterne che cadono. Allora non cancelli nulla, tieni tutto. No, segni che quella persona non c'è più, hai bisogno di un flag. Sono dati che si accumulano, non si cancella mai nulla, si aggiunge sempre, e però nel passare del tempo le cose diventano non più attive, non più valide, storicamente un po' di anziane, eccetera, eccetera. Quindi il fatto che serva sempre la ricostruibilità dello storico complica tutte le funzionalità, tutte le funzionalità. Ma per fortuna, nel senso che così non potete mai andare a corrompere un impiegato della segreteria studenti e farvi modificare il voto di un esame. Perché se anche corrompete un segretario, lui lo sa che se per caso va a modificare il voto, non è che semplicemente quel voto viene modificato, ma rimane la traccia della modifica fatta da Tizio il giorno e l'ora, con la sua password, con il suo nome. Rimane, tutto viene tracciato, tutti i sistemi che hanno, diciamo così, una controparte legale, reale, lavorano così. No? Qui a differenza dell'applicazione web che facevate, che ne so, nel corso di VO in cui c'era inserisci un dato, faccio una insert, faccio la delete nel database, faccio l'update, non è che non si va mai a modificare un dato, no? In un sistema gestionale vero. Si va sempre ad aggiungere l'informazione che questo dato è stato modificato. E questo complica ovviamente il livello dei dati. Ecco, le regole, quello che chiamiamo regole di business, in realtà sono il codice applicativo, scritto in un qualche linguaggio di programmazione. Adesso qui sono stati indicati due che probabilmente non ci saranno in un server. No? Però è la parte in cui qualcuno codifica cosa deve fare il sistema. E che ovviamente a sua volta accederà ai dati, a livello dati, per avere le informazioni che gli servono per lavorare. Questa è la parte più prettamente informatica, se vogliamo, no? Più prettamente di programmazione. E beh, il livello dei dati, non stiamo a ripeterlo, di fatto si tratta di database. Oggi si tratta di database relazionali nei sistemi gestionali. Oggi. Su alcuni tipi di applicazioni, non ancora quelle gestionali classiche, comincia a non essere più sufficiente soprattutto la velocità d'accesso ai database relazionali. Quindi se andate a vedere, pensiamo magari alle grosse applicazioni internet, quelle che fanno i cosiddetti veri big data, cioè miliardi di record al giorno, hanno fatto delle scelte di sviluppo di database di tipo non relazionale. Non so, qualcuno magari di voi avrà già sentito parlare di NoSQL. No? Normalmente i database relazionali usano il linguaggio SQL, SQL. Ci sono dei database, una serie di database che cadono sotto l'etichetta NoSQL. Cioè database non relazionali, quindi non si interrogano in SQL, ma con dei linguaggi ad hoc, che però hanno il vantaggio di essere molto più veloci.
non hanno tutti i vantaggi dell'SQL che ti permette di fare le query anche complicate, annidate, con i join, eccetera, non ha il join, i linguaggi qua, per cui ti devi fare le ricerche dirette con dei meccanismi di query completamente diversi, e stanno cominciando a prendere piede in alcuni, che ne so, Twitter è stato il primo a usare su larga scala un database di questo genere, perché se no non ce la faceva star dietro ai miliardi di informazioni, con le insert e le select era troppo lento rispetto alle sue esigenze. Al momento in ambito gestionale non sembra ancora esserci questa esigenza, anche perché c'è molta prudenza, no, nello scegliere le tecnologie che poi dovranno sopravvivere per decenni. Però non è detto che questa, che oggi è la scelta unica, obbligata, ovvia, che è quella di usare un database nazionale, se rifacessimo questo discorso da 5 anni magari non sarà più così. Come sempre ci sono dei settori a più veloce evoluzione, anche più veloce rischio, ma nessuno sa se tra 20 anni Twitter ci sarà ancora, quindi chi se frega se quella scelta di quel database non resisterà al tempo. Mentre invece magari, se tu hai un'azienda, devi ragionare, tra 20 anni ci sono ancora, e quindi le tecnologie che scelgo oggi devono avere una vita utile sufficiente. Sul livello tecnologico non vorrei parlare molto, perché qui grosso modo riassunto l'evoluzione dei sistemi centralizzati mainframe e sistemi client server, ma se vogliamo questo livello di dettaglio dice poco. Vorrei invece soffermarmi per gli ultimi 5 minuti su questa figura, che non si legge con questa luce, scusate, che in ogni colonna riporta gli stessi 4 blocchi giù di lì, qui ne manca uno, mettiamo solamente 3, qua ce ne sono 5, ma i blocchi sono presentation, poi qui c'è di nuovo presentation, application logic e data management. Quindi i 3 livelli applicativi, la presentazione, la logica e i dati. E fa vedere che si possono partizionare in modo molto diverso, dove la parte sopra, quella in quello che potrebbe essere arancione, sono la parte di sistema informativo che gira sul client, quindi sul terminale dell'utente, e quella sotto, che è un rosa barra lilla, è la parte di sistema informativo che gira sul server. E ogni colonna è una possibile combinazione di ripartizione di ruoli tra client e server. Diversa, accettabile, esistente, che in alcuni casi viene usata. Ad esempio, la prima colonna è tipica delle applicazioni web tradizionali, dove tu sul client non hai niente, hai solo un browser con cui ti colleghi. Quindi sul browser hai livello di presentazione, ti permette di vedere le tabelle, il testo, le immagini, le icone, i bottoncini. Qui è solo presentation. Livello di presentazione che in qualche modo contiene HTML e un po' di JavaScript, che fa il paio con del codice sempre legato alla presentazione che genera questo HTML, no? Quindi chi di voi ha fatto il PHP sa che deve scrivere del codice per poi per generare i form, le caselle, per compilarle, eccetera, eccetera. Quindi c'è un livello di presentazione che è diviso in parte su un client molto leggero, molto neutro, perché non conosce nulla, e una parte server, che poi a sua volta parlerà con logica applicativa, che a sua volta parlerà col database. Ecco, per chi di voi ha fatto questo nel corso di VOI, avevate il livello presentazione qua e il livello di logica applicativa messi tutto insieme, perché nella stessa pagina PHP c'era l'if che decideva se lo potevi fare o no e la query che andava a leggere il database, mentre invece l'HTML che tu generavi in uscita, quindi erano insieme questi due livelli. In un sistema informativo serio invece sono separati, però questa è una possibilità. C'è un'altra possibilità in cui vedete che qua c'è presentation e qua sotto direttamente application logic.
non c'è un livello di presentation qua sotto. Questo per parlare di dispositivi moderni è l'applicazione mobile. L'applicazione mobile ha dentro di sé il livello di presentazione ovviamente, e poi quando confermi un'applicazione, un'azione, questa dà direttamente il comando alla logica applicativa, che poi la eseguono, no? A seconda che tu abbia il permesso. Non c'è bisogno, tu hai installato sul tuo dispositivo un software che fa tutto, e a un certo punto parla col server per dire esegui questo comando. Il server non si deve preoccupare della interfaccia, l'interfaccia è sul device, anzi sui device, perché poi è la versione per smartphone, la versione per tablet, la versione per iPhone e quella per Android, che sono diverse, e meno il server ne sa, meglio è. Il server avrà dei modi per fare richiamare, per far attivare le funzionalità di business. Dall'applicazione, ovviamente con le credenziali per essere sicuro che diciamo, sia un'applicazione autorizzata, tutto quello che volete. Quindi questa è un'altra ripartizione possibile. Oppure magari già l'applicazione stessa che ho installato sul tablet o a questo punto magari aggiungiamo anche un PC, ha già dentro un po' di logica. Cioè fa già delle scelte lei, non fa solamente la visualizzazione. E quindi ti permette già di fare delle cose in più senza dover parlare necessariamente col server. È più autonoma. E poi a un certo punto, quando poi le cose devono succedere per davvero, parla col server per chiedergli di farle. Ovviamente qui c'è un altro livello di applicazione logica, perché non mi fiderei quasi mai di una logica che sta sul client che può essere taroccato in qualche modo, no? E quindi la logica applicativa sotto fa metà del lavoro, fa i controlli e poi lavora sui dati. Quest'altra colonna, ecco, a me sembra un po' pericolosa per il fatto che non abbia un'applicazione logica, una logica applicativa qua sotto, e si fida di quello che il client decide. Dipende dal contesto, perché se il client è blindato, so esattamente che cos'è, posso anche pensare che il client agisca direttamente sui dati. Io questa cosa qua in realtà non l'ho vista mai. E esporre direttamente i dati nudi a un client è troppo pericoloso. L'accesso al database non si dà mai direttamente, no, perché arriva uno, un errore in questa logica applicativa ti può sballare i dati, e magari di logiche applicative di presentazione di applicazione di client ne sviluppi uno all'anno, mentre invece la logica applicativa che sta sul server è un tuo valore che per volta curi, fai attenzione, è molto più controllato. Qui addirittura c'è un esempio in cui c'è presentazione, logica applicativa, gestione dati e poi alta gestione dati sotto. Questo è il caso in cui tu abbia magari più postazioni di calcolo che hanno ciascuno un suo database, quindi sono autonome, e poi però tutti questi database si vanno a sincronizzare col database aziendale unico, in cui vanno a riversare i dati, sincronizzarsi, eccetera, eccetera. No, su avere un sistema distribuito, quando hai tu magari un'azienda su più sedi, non è detto che convenga che tutti i PC di te vadano sempre tutti sullo stesso server in un'unica sede. Il giorno che cade la rete sei fregato. Allora ogni posto di lavoro magari ha una sua gestione di dati locali che poi in qualche modo si vanno a conciliare, a sincronizzare con i dati remoti. A me piace di più l'ultima, perché questa conciliazione di dati passa comunque sempre attraverso un livello di logica applicativa e non un travaso di dati da data a data nudo. No? Però le soluzioni, come dicevo prima, i livelli sembrano tre, ma i tre sono i macro livelli, poi ciascuna soluzione ha combinazioni diverse. E ha implicazioni diverse sulle cose che l'utente può fare, sul modo in cui l'utente interagisce. Per cui a un certo punto, quando andremo avanti nella parte di progettazione, quando cominceremo a parlare di casi d'uso, dovremmo a un certo punto fare la differenza. Ma l'utente come accede? Ma l'interfaccia utente ha la possibilità di fare un po' di logica e quindi bloccare l'azione dell'utente, oppure deve andare avanti e si pensa al server a bloccarla perché l'interfaccia utente è troppo stupida per poterlo fare? E allora organizzeremo le funzionalità del sito anche in modo diverso, no? Rispetto a questo. Quindi dovremo anche un pochino ragionare sull'interfaccia utente
che vogliamo presentare all'utente. Quindi ovviamente mi fermo e vi saluto fino a domani.